Nuovo appuntamento con Attenti a quei due. Oggi siamo in tre e siamo nella location che avevamo detto l'altro. Il Paciuccone, il grosso e il lungo. E il lungo. E quindi anche lo zecchino d'oro. Nella nuova edizione, anche in un luogo nuovo. Siamo nella Feltrinelli di Latina, come avevamo già preannunciato, con il direttore Massimo. Ciao Massimo. Ciao, allora, siamo in occasione anche del Natale di Latina, vero Lidano? Natale è tra una settimana, no, il 25 no, no, dicembre, no. Oggi cioè Natale, è Natale, oggi è 18 dicembre. Oggi di è una Natale. Giornata di sole bellissima, Latina c'ha un clima 18 bellissimo. 18 dicembre, Natale di Latina, 85 anni e per l'occasione siamo venuti qui alla Feltrinelli. Non si dice mai, innanzitutto la data di una signora non si dice mai. Insieme 85, siete anche maleducati Massimo, verso Latina. Massimo, senti, intanto grazie per l'ospitalità e da adesso in poi saremo sempre qui presenti. È una minaccia, Massimo. No. Siete benvenuti. Vogliamo intanto raccontare qualcosa da Feltrinelli e ci presenti tre o quattro libri per le festività. Qualche idea prossima. Regalo, diciamo. Intanto grazie Francesco, grazie Lidano, siete benvenuti qui alla Feltrinelli. Grazie. Come già sapete, la Feltrinelli ormai è aperta da 6 anni e negli ultimi 6 anni è stato, diciamo, ha avuto un grande impatto sulla nostra città, soprattutto nel periodo di Natale. Infatti, come avete avuto già occasione di vedere, in questi giorni è sempre molto frequentata. E siamo un punto di riferimento anche culturale, infatti quando voi ci avete proposto di venire qui per fare la vostra trasmissione avete subito ricevuto un benvenuto, infatti. E di questo ti ringraziamo. Grazie a voi. Ti ringraziamo anche nella città che ospiti anche presentazioni di libri, cioè hai reso vivace un angolo di città che tra l'altro è difficile da gestire, che è il centro storico. Beh, però Lidano, se mi permetti, questo è stato proprio merito della città, perché la città si è posta nei nostri confronti in maniera costruttiva, cioè ci sono state continuamente delle proposte e noi abbiamo solo deciso di accettare e dedicare uno spazio. Settimanalmente ci sono appuntamenti sia di informazione ma cultura, anche di musica. A tal proposito volevo subito presentarvi alcuni romanzi, alcuni libri che in questo periodo stiamo cercando di promuovere, perché soprattutto perché sono stati scritti da autori del nostro territorio. Non sono un fan sfegatato della narrativa locale o della perché penso bisogna avere uno sguardo un po' più ampio, però questi qui meritano veramente di essere portati ad un pubblico nazionale, quindi vi invito a leggerli. Partirei con il più importante dei quattro, che è questo. Posso fare la ruota? Riformisti e patrioti, quel pezzo d'Italia che manca, lo faccio inquadrare, di Lidano Grassucci, che casualmente abbiamo qui con noi. Però questo non è un romanzo, questo parla di politica. Esatto, però anche la politica in questo periodo è un po' un romanzo, quindi possiamo farlo passare così. Poi vi segnalo. Questa è una marchetta, sì, va sì. Bene. Allora, è una marchetta. Allora, diciamo che. Assolutamente sì, è una marchetta. Diciamo che con Lidano non c'è problema, c'è un rapporto d'amore ed odio che va avanti nel tempo, quindi nessuno può accusarmi di questo. No, naturalmente, a favore mio, ha indossato il giubbino rosso, perché per presentare Riformisti e Patrioti ci voleva il rosso, e il rosso Ma ci voleva magari questa anche. La divisa Feltrinelli. Ci voleva un garofano pure. Che però, casualmente è rossa, insomma. Andiamo avanti, poi il secondo libro che vi voglio presentare è Ognuno finisce come può, di Rossana Carturan, che anche lei è di Latina. È un libro molto interessante perché, anche se stiamo a Natale, parla della fine di alcune vite eccellenti. Ovviamente è un po' romanzato, però un po' è anche colto da riferimenti veri, personaggi come Camus, Gabriel García Márquez ed altri, quindi prima nasce come un'opera teatrale e poi viene portato, viene stampato con questo titolo. Vi consiglio di leggerlo, che è veramente curioso. Il terzo libro che vi presento è di Carla Zanchetta, Terra Pontina, Potere 599, scusate, è un libro che parla sì della bonifica, ce ne sono tanti, come facciamolo dicevo, vedere. Certo, come diceva Lidano. Però questo ha un punto di vista nuovo, che è un punto di vista al femminile, perché si parla sempre di questa storia fatta dai maschi. In realtà tutti i maschi nascono dalle femmine, quindi forse avere un po' più di sensibilità verso le donne in assoluto potrebbe farci solo che bene. In fondo vi parlo del romanzo che
ho amato quest'anno. Questo è un libro che veramente andrebbe portato ad alti livelli a livello nazionale, e si tratta della Trappola del fuorigioco, è di Carlo Miccio, anche lui di Latina. Vi consiglio vivamente di leggerlo, è un libro appassionante, c'è dentro calcio, politica, problematiche anche pesanti dal punto di vista della malattia mentale. È un libro veramente che non potete trascurare. Sarà un libro, tre libri, perché l'altro l'ho già letto, l'abbiamo anche già presentato diverse volte, ottimo comunque il libro di Lidano, e i tre libri saranno un buon accompagno per le feste natalizie, insieme a un pizzico di panettone. Però io volevo soltanto dire una cosa, che Massimo ha detto una cosa centrale, oltre al ruolo che è riuscito a trovare questa libreria nell'ambito della città, sulla letteratura locale. Non esiste letteratura locale o letteratura internazionale o letteratura nazionale, esiste un buon libro o un cattivo libro, quindi quando approcciamo alla lettura dobbiamo toglierci un po' degli schemi mentali, sia dall'una parte sia dall'altra. Ma se mi permettete, quindi leggerlo per bellezza di leggere. Lidano, se mi permettete, questo è un po' il problema della nostra città, ma come tutte le città di provincia, togliersi un po', scrollarsi di dosso questa provincialità che ce l'abbiamo nella mente, perché che cosa ci manca a noi di Latina? Come una città, Ferrara, Mantova, noi abbiamo questa costrizione, ci vediamo piccoli, in realtà abbiamo un potenziale molto, molto grande, quindi hai ragione tu, cioè non ci parliamo. Sono dei bei libri, questi sono dei libri originali portare a Natale e magari assumere come patrimonio delle proprie esperienze, perché poi un libro diventa un pezzo della tua vita, no? Tu ti appropri della vita del racconto e diventa un pezzo dell'esperienza della tua vita, ed è una cosa bellissima. Poi venite in libreria, ci sono tanti libri, i libri vi scelgono, quindi basta entrarci, il libro sta qui apposta, il vostro, quello giusto. Dove ci dicono di chiudere, grazie Massimo, grazie ancora, e noi vi diamo appuntamento alla prossima volta per l'ultimo appuntamento di quest'anno. Attenti a quei due. Attenti a quei due.